Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video vi farò vedere come utilizzare questi adesivi. Avete già visto, appartengono a un kit che è appunto chiamato Transfer Art e in realtà appunto faremo dei tatuaggi, per esempio sulle unghie o su dei tessuti come questo. Vedete, per esempio questa fascia era nel kit e potremmo fare tatuaggi utilizzando anche questi brillantini e vedremo poi appunto come realizzare il tutto anche su vari tipi di tessuto. Guardate, c'è appunto un video che ho dedicato già a spiegare tutti i componenti di questo kit, magari potete cercarlo sul nostro canale se avete voglia di saperne di più, altrimenti seguitemi e ora vedremo appunto come realizzare tutto quanto. Naturalmente prima di tutto bisogna scegliere quello che vogliamo disegnare, quindi quello che vogliamo avere, e nel mio caso ho deciso per questi cristalli di ghiaccio. Vedete, quindi li ritaglio e ora decido dove applicarli e naturalmente il tessuto che deciderò di utilizzare deve essere su una superficie piana e asciutto. Ne taglio uno alla volta di cristalli di ghiaccio e vedete che qui sopra c'è una patina bianca che rimuoviamo e se riuscite contro luce ora vedete che c'è questo cristallo, ecco qua. Decidiamo quindi di metterlo qua nel mezzo, così, naturalmente schiaccio un pochino e poi lo rimuovo. Piano piano, mi raccomando. E vedete, ora è rimasto appiccicato appunto al nostro tessuto. E ora possiamo mettere i nostri brillantini. Direi che posso provare a utilizzare questi brillantini che sono di un blu piuttosto scuro. E uso un pennellino che è qui sotto. Prendo un pochino di questi brillantini, vedete, e li metto qua sopra. E ora con quello grande rimuovo tutti quelli in eccesso, passando così velocemente. E questo è il mio risultato. Guardate che carino. Facciamo il prossimo. Di nuovo con questo sistema. Quindi, come sempre, rimuovo la parte bianca, schiaccio per bene, rimuovo e questa volta invece decido di utilizzare questo foglietto che è appunto argentato. Lo metto così, schiaccio per bene. Ancora un po', magari mi aiuto anche con le unghie. E ora rimuovo. Vediamo, forse ci vuole un attimino di più. Cerco di rimuoverlo piano piano. No, avete visto, qua non ha funzionato granché. Sarebbe stato davvero carino con questa cosa argentata, però posso, vedete, posso rimuoverlo facilmente e posso di nuovo rimettere di nuovo il cristallo e rifarlo, perché ovviamente ora parte della colla se ne sarà andata. Vedete? Direi che però ne posso fare un altro anche lì sopra. È un po' un peccato che non abbia funzionato con la carta, però meglio saperlo, insomma. Almeno abbiamo fatto una prova. Ora rimuovo e di nuovo direi che uso brillantini e ho in questo caso anche brillantini argentati che sostituiscono appunto il nostro foglio che utilizzavo prima. Vedete, bisogna
bisogna fare attenzione perché per non fare andare in giro i brillantini naturalmente c'è un ulteriore coperchio. E di nuovo uso il mio pennellino, passo sopra il nostro tatuaggio e di nuovo con quello grande rimuovo la parte in eccesso. E guardate qua, non si vede nemmeno che sotto ce n'era un altro che non ha funzionato. E guardate qua, per fortuna ci sono anche altri cristalli di ghiaccio, quindi direi che posso disegnarne di più. E per esempio, ecco qua, ho tagliato quest'altro. Anche questa volta rimuovo la parte bianca e decido di incollarlo qua sopra. E direi che lo faccio di nuovo col blu. Carina, che ne dite? E direi che concludo con un'altra che faccio ancora in argento. Ah, avevo preso quello sbagliato, avete visto? E infatti vi ricordo che ci serve la parte trasparente. E decido ovviamente che lo metto in questa posizione, schiaccio per bene e rimuovo. E come vi dicevo, uso di nuovo i brillantini argentati. Rimuovendo quelli in eccesso. Ta-da! Vedete? Io mi sono davvero divertita e credo che il risultato finale sia molto interessante e molto carino. Naturalmente spero che anche voi vi siate divertiti e vi sia piaciuto questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato anche voi a utilizzare questo kit. E come avete visto ci sono tantissimi tipi di adesivi che potete usare, quindi tantissimi tatuaggi che potete realizzare. Naturalmente appunto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete provato anche voi. E appunto se magari avete provato a utilizzare anche altri tipi di stoffa. Io qui non ho usato niente di particolare, però naturalmente era solo un esempio per farvi vedere come funzionava. E naturalmente continuate a seguirci, guardate gli altri video e abbonatevi al nostro canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!